Se n'è andato. Fliss! Grazie al cielo. Sì, sono io. Andiamo ora. Gesù! Troviamo un posto sicuro. Siamo al sicuro. Credo che... Sì, non corriamo rischi. Oh, ma salve! La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica, oserei dire. È chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? Andrà bene, spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. E molti sono morti quella notte. Voglio permettermi un suggerimento. Nessun indizio. Immagino che l'idea sia di venire a capo di tutto con gli indizi trovati. Ma in bocca al lupo. Comincia a essere evidente, non è vero? Che mai nulla e nessuno è realmente quello che sembra. Spero possa aiutare le anime sventurate e se si possano impedire ulteriori tragedie. Forza, mai desistere. A presto. Si può sapere cosa ti ha preso? Brad, sei uscito di testa alla grande. Mi hai quasi uccisa. Come? Ma di che parli? No, andiamo, è assurdo. Che diavolo succede su questa nave? Perché sembra che ci sia qualcosa di maligno, di letteralmente maligno laggiù. Restiamo calmi e cerchiamo di usare la testa, va bene? Quello che ho visto. C'erano vecchi soldati, i loro cadaveri. Erano morti, ma poi vivi e... Beh, non mi sembra così strano in questo momento. Alex non era l'unico Alex. Di che stai parlando? C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Giulia, non ti farei del male. Lo sai, vero? No, lo so, ma... Non può essere reale. A una cosa sarei disposto a credere, ma non a tutte queste follie. Non è una coincidenza. Sta succedendo qualcosa qui. Come distinguiamo ciò che è reale da ciò che non lo è? Avete trovato tracce dell'oro? L'oro della Manciuria non è davvero oro. È una sostanza chimica e sta contaminando la stiva 2. Già, sono sicura che anche i nostri amici pescatori resteranno piuttosto delusi. Non la prenderanno bene. Che cosa sarà successo in questo posto? Vorrei saperlo. Ho visto che il giornale era del 47. Nel diario si parlava di una tempesta. Penso li abbia travolti. Questo posto mi dà la nausea. È strano, sporco, puzza. E non mi piace. Questo posto sembra un concentrato di brutte sensazioni. Cos'è successo su questa nave? Dove sono tutti? Siamo su un mausoleo, più che...
su una nave. Da dove vengono tutti i cadaveri? Sembra che sia davvero possibile morire di paura. Ed è quello che è successo a questi poveretti. Beh, ne sappiamo più di prima. È meglio di niente. Stiamo perdendo tempo. Decidiamo cosa fare e facciamo. Andiamocene da qui. Ci serve la calotta dello spinterogeno. O la Duke non parte. Un attimo. Deve esserci una radio a bordo. Possiamo trovarla e usarla. Bella idea, ma funzionerà ancora? Serve un modo per arrivarci. Andiamocene da questa nave. Ma non mi dire. Credo che siamo, per dirla tutta, completamente fregati. So che sembra assurdo, ma forse hanno abbattuto loro il relitto che abbiamo esplorato. Come si sale? Purtroppo no, ma terrò gli occhi aperti. Ehi, mi serve una mano qui. Credo che possiamo salire da qui. Dammi una mano. Ti aiuto io. Da questa parte! Ho trovato un passaggio. Sembra fossero finiti in una tempesta. Trovata la radio? No, ci sarà una radio sulla nave. Cioè, deve esserci. Non solo è esattamente certo che sopravviveremo. Qualcosa non torna qui. Tracciare questa rotta per arrivare a San Francisco è da pazzi.
Sembra volessero nascondere il loro arrivo. Finirono fuori rotta e il cielo era coperto. Non capivano la loro posizione. Guardate! No, non ci posso credere. Questo affare funziona ancora. Beh, le radio non sono cambiate molto in 70 anni. Se c'è corrente... Ci provo io. Funziona! È una number station. Una banda militare. Chiediamo aiuto. Ehi! Ehi! Pronto? C'è nessuno? Mi sentite? Risveliamo. Oh cazzo! Ci sento! Se ci sentite, siamo su una nave, un mercantile. E le nostre coordinate sono 12 gradi e 30 minuti sud, 151 gradi e 20 minuti ovest. Vi prego, venite subito! Ci serve aiuto! Siamo su un vecchio mercantile. Dovrebbe chiamarsi Uran Medan. Pronto? Pronto? C'è qualcuno lì? Rispondete! Ehi! Venite a vedere! Dovrà portare da qualche parte. Forse si riesce a riattivare la corrente. Dobbiamo far funzionare quella radio. Qualcuno deve restare qui nel caso arrivi un messaggio. Vado io, naturalmente. Ce la posso fare. Ora tocca a me. Fratellino, che c'è? Direi che ti meriti una promozione. Ti va, fratello? Di che parli? Hai difeso la porta. Ti sei schierato in prima linea. Bell'accostamento di metafora. Non quando arriva una mitragliatrice. Sono fiero di te. Sul serio. Non male, vero? Ci andrò io. Non ti faccio morire su questa nave. Vengo anch'io. Ehi, cosa? Giulia, no. Non puoi proteggermi per sempre, tesoro. Posso cavarmela, fidati. Sono pur sempre il capitano di qualcosa. Quindi vi sto dicendo che andrò anch'io. Ok, io e te, Fliss.